nascono il cabaret e il cancan. I parigini scoprono il piacere di uscire, anche e soprattutto dopo cena, di recarsi a chiacchierare nei caffè, di assistere agli spettacoli di danza e di teatro. Si moltiplicano i grandi magazzini, si sviluppa la vendita a domicilio e per corrispondenza. A sostegno di questa nuova strategia di vendita nasce la pubblicità. Le vie e le strade cittadine sono piene di colori, dagli eleganti magazzini ai manifesti pubblicitari, alle vetrine con merci di ogni tipo. Questo vortice di fermenti, emozioni e polemiche è la Parigi che accompagnerà la vita di Giovanni Boldini. Al suo arrivo, nel 1871, diventa pittore del più noto gallerista parigino Adolphe Goupil. Dipinge momenti di vita contemporanea con gusto settecentesco, secondo la moda del momento. Damine incipriate e cicisbei popolano le sue tele. Alla metà degli anni 70 cambia genere, dedicandosi alle riprese della convulsa vita cittadina, dipingendo viali, piazze e carrozze.